È grosso, è abbronzato, è pelato ed è un gran duro. Se c'è un'esplosione alle sue spalle, non si spaventa mai. Quando mi toglierete le catene, sarai morto entro 5 secondi. Benvenuti a Cose che non sapevi su Vin Diesel. Se siete veri fan, dovete sapere tutto su Vin e indovinare anche la notizia falsa, altrimenti... Cinque secondi esatti. Io mantengo sempre le promesse. Vin Diesel è nato a New York il 18 luglio 1967 e il suo vero nome è Mark Vincent Sinclair III. Mark Vincent Sinclair III? C'è Mark Vincent Sinclair III? Troppo lungo. Il nome Vin Diesel è stato scelto mentre lavorava come buttafuori in un nightclub di New York. Vin è un'abbreviazione del suo nome Vincent, ovviamente, mentre Diesel è il soprannome dato dai suoi amici per la sua inarrestabile energia. Ha una sorella e, attenzione, attenzione, un fratello gemello. No, non ci credo, sono veramente gemelli. Il vero colore dei suoi occhi è marrone, anche se guardando Pitch Black e The Chronicles of Riddick sembrano azzurri. Erano solo le lenti a contatto colorate. Mai usate io, mai. Suo padre biologico era afroamericano, la madre è invece di origini siciliane. Vin si è sempre descritto come una persona di diverse etnie. Ecco com'era con i capelli. Meglio senza, vero? Prima esperienza d'attore, all'età di 7 anni in una recita per bambini dal titolo Dinosaur Door, al teatro di New York al Greenwich Village. La sua partecipazione era in realtà una punizione perché Vin aveva danneggiato il teatro poco tempo prima. Era già agitatino, eh? Vin rimase invece affascinato dalla recitazione. Tiè. Chi è questo strano uomo con cui sto cenando? Forse sono una tra le persone più incomprese e mal giudicate della città. Che ci avete da guardare? Non hanno fatto niente. Dovete portarle rispetto. Avevi detto di non essere violento. Ce l'ho con tutti e due. Grazie per la cena. Invece il suo vero debutto cinematografico è stato nel 1990 nel film Risvegli con Robert De Niro e Robin Williams. Vin, pensate, interpreta un giovanissimo inserviente con i capelli. Che carino. Sì, la sua carriera però rimase in coma per qualche anno. Ha partecipato come attore in Salvate il soldato Ryan dopo che Steven Spielberg vide Multifacial e ne fu colpito. Vin ha una casa di produzione, One Race Films, un'etichetta discografica, Racetrack Records e una società che sviluppa videogiochi, Trigon Studios. Oh, è un buon partito, eh? Pensate che ha dovuto impegnare casa sua per produrre il film Riddick, ultimo capitolo di una saga cominciata nel 2000 con Pitch Black. Il suo piatto preferito? Bulloni. La pasta. Macchina preferita? I SUV. Abbigliamento preferito? Le t-shirt. Sembra che possegga più di 2000 magliette. Come Hulk. Tatuaggi? Zero. Tutti quelli che avete visto nei film sono finti. Vita privata? Ha due bimbi, Hanya e Vincent, dalla fidanzata Giselle Bunchen. Carina lei, proprio sì, carina. Nella puntata precedente su Julianne Moore, la curiosità falsa è la numero 6. Ebbene sì, Julianne Moore non ha interpretato Hillary Clinton nel film I due presidenti, ma il ruolo è andato a Hope Davis. Oh, vi voglio belli Fast and Furious, con i commenti, e vi aspetto alla prossima puntata su... Ciao!